Eccoci con Mister Conte. Mister, ieri in conferenza stampa ha detto e ha chiesto di mantenere alta l'attenzione. Le chiedo cosa è mancato di più questa sera: attenzione, concentrazione, un pizzico di cinismo sotto porta? Sì, sicuramente le occasioni per fare gol e vincere la partita le abbiamo avute. Eravamo stati anche bravi a sbloccare una partita, comunque si stava diventando difficile. E poi abbiamo il Lecce ha pareggiato, un gol sicuramente dove potevamo fare qualcosa in più. Penso che noi siamo una squadra che comunque dobbiamo andare sempre al massimo dei giri, nel momento in cui rallentiamo, nel momento in cui con diversi elementi abbassiamo la velocità, non ce la possiamo permettere, dobbiamo andare sempre a una velocità importante. La velocità di crociera non ci permette di portare a casa i tre punti, e così penso oggi sia stato per Lecce. Sì, ciao Antonio. In merito alla considerazione che hai fatto, secondo te in questo momento la squadra non può permettersi di abbassare il ritmo, o in assoluto? Perché i numeri di oggi sono numeri importanti, credo che l'Inter non li avesse avuto da tanto tempo, sia nel possesso palla, nella percentuale di passaggi riusciti, nelle occasioni create, nei tiri verso la porta avversaria, addirittura 24, di cui 10 in porta se non sbaglio. Quindi avete costruito una partita importante. Però secondo te in questo momento la squadra non si può permettere di abbassare di quella poca percentuale l'intensità, perché altrimenti si traduce in mancanza di aggressività, di cattiveria che ci vorrebbe per vincere queste partite? A prescindere, non possiamo abbassare proprio il livello, a livello di niente, no? Comunque dobbiamo mantenere sempre un livello molto alto da parte di tutti, nella fase di possesso, la fase di non possesso. Nel momento in cui iniziamo a mollare qualcosa, facciamo fatica. Io penso che la giornata andata si possa spiegare in questa maniera, il fatto che comunque abbiamo veramente sempre in ogni partita dato tutto, siamo stati attenti ai dettagli, siamo stati in ogni momento della partita determinati, però ripeto, fa parte di un processo di crescita, e noi dobbiamo capire che partite come queste devono essere vinte, così come abbiamo lasciato altri due punti a Firenze. E purtroppo sono degli step, e noi dobbiamo sapere che a velocità di crociera non riusciamo a portare a casa i tre punti, quindi ci deve essere l'insegnamento per cercare di migliorare. Grazie mister. Grazie a voi.